Oh, mamma mia, ragazzi, ci risiamo. Sophie si è trasformata di nuovo. Oh, no, 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 no. Vieni qua, fatti lavare i denti. Ma cosa vuoi? Chi sei? Dai, vieni qui, non ti farò male. No, 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 vai a lavare i tuoi di denti. Sei spaventosa oggi. Che hai combinato? Giusto, devo lavare i miei denti prima. Che dentista sono? Se i miei denti sono sporchi. Vado subito a lavarli. Ci rivediamo dopo. Ciao. Avete visto? Sophie si è trasformata nella dentista pazza. Oh mamma mia. L'ultimo video che abbiamo fatto in cui lei era una dentista era il video educativo in cui vi parlavamo dei denti. Non so cosa le è successo, ma adesso si è ritrasformata nella dentista, ma è completamente pazza. Mi insegue con quella bocca gigante che mi vuole mangiare. Dov'è, ragazzi? Non la vedo. Vedete? È in bagno che si sta lavando i denti. Ovviamente, essendo un dentista, è ossessionata dall'avere i denti puliti. Ah, dopo aver spazzolato i miei denti per 6 ore, sono belli puliti. Adesso andiamo a prendere quel cantino di lui. Ho sentito bene. Ha detto che vuole venire a prendere me. Mamma mia! Oh, sì, sentito proprio bene. No, no, eccola, è arrivata. Ti devo lavare i denti? No, no, non devi lavare niente. Mettiti seduto. No, 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 no. Sì, 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 sì. Oppure vuoi essere morso dalla mia amica bocca? Aiuto, cosa quella bocca? Stai lontana da me, non mi mordere. Sì che ti mordo. Piano. Ma questa è pazzia. O preferisci che ti pettino il ciuffo con questo mega spazzolino? No, 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 no. Stammi lontana, stai alla larga da me. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life fantastic. You can brush my hair everywhere. Si è formato un nodo. Si sta pettinando i capelli con lo spazzolino e è anche rimasta impigliata. Mi sa che è il mio momento per scappare. Aiutami, aiutami, dai. Aiuto, 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 aiuto. Chiudiamo a chiave. Stiamo calmi e ragioniamo. Sophie, come tutte le volte, si trasforma. E per farla tornare normale ci vuole qualcosa che spezzi l'incantesimo. Di solito o è lo slime o è un qualche oggetto particolare. Questa volta non ne abbiamo idea. Bisognerebbe fare un giro per casa e controllare se ci sono gli ingredienti dello slime nascosti da qualche parte. Solo che io ho paura. Non voglio avere i denti lavati da quel mega spazzolinone. E neanche avere un morso da quella gigantesca dentiera. Ma forza e coraggio, sono lui del team Trote. E dobbiamo affrontare queste difficoltà. Saluto le Trote. Apriamo. Non vedo nessuno. Dove l'ha messo? Sento la sua voce. Dove l'ha messo? Dove cavolo è? Ma che sta facendo? La vedete? Perfetto. Ci siamo quasi. Manca soltanto l'ultimo. Ok. Si sta mettendo dei guanti. Che intenzioni ha? Che vuole fare? Col mio forcone pulirò tutto. Devo disinfettare tutta la casa. Non ci possono essere dei germi qui. Si vuole dare alle pulizie. Ma si era trasformata in un dentista o in una donna delle pulizie? Adesso germi, batteri e persone indesiderate come lui scompariranno. Ma cosa ha detto? Lui deve scomparire. Da dove devo scomparire? Questa è casa mia. Non posso scomparire. Ragazzi, aiuto. Ma perché capitano tutte a me? Richiudiamoci dentro e pensiamo. Come sapete, i dentisti hanno solo un'unica preoccupazione: vedere le persone con i denti puliti, e odiano assolutamente tutti i tipi di dolci. Quindi in questo momento Sophie odia dolci, e se io utilizzassi quelli per scacciarla via, forse potrei vincere e farla tornare alla normalità. Dobbiamo trovare dei dolci. Ma sono in cucina, dobbiamo attraversare il soggiorno e c'è Sophie. Aiuto, mamma mia. Ok. Piccola bocca. Non ti preoccupare, i germi e i batteri presto non ci saranno più. Anche il nostro Luis si farà vedere. Verrà sconfitto. Ho disinfettato? Non lo so, ma intanto cantiamo un po'. Il nostro Luis si spaventa di me, ma dove sarà? Forse di qua. Non c'è. Forse di là. Ho avuto un'idea. Forse ho qualcosa per distrarla. Sembra un po'. Una pantofola! Se la abbiamo di qua. Cosa è stato? Lui? Sei tu? Dove sei? Ah, ti ho trovato, fuffaldello! Ha funzionato! È il mio momento! Ok,
Ok, ci siamo. Se siamo in cucina. E se non mi sbaglio, proprio qui ci dovrebbe essere. Sì! Ta-dan! Nel cioccolato! Questo sicuramente farà andare fuori di testa Sofì. Un dentista odia vedere la gente che mangia cioccolato, quindi andiamoli là così. Sofì! Eccoti, brutto furfante! Ecco dov'eri! Fatti disinfettare, sei un microbo! Guarda qui cos'ho! Ma sei impazzito? Cioccolato! No, 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 fa malissimo per i denti! Mangialo! No, no, stammi lontano! Mangia, mangia il cioccolato! Non mi farai mai mangiare dolci! Ah, i miei denti stanno soffrendo! Via, via, vai via! Ha funzionato! Sì! Bene ragazzi, per qualche minuto adesso dovrei essere libero di potermi muovere per casa indisturbato, senza essere inseguito da Sofì. Dobbiamo controllare per bene se ci sono ingredienti dello slime da qualche parte. Oh, qui non ne vedo. Qui non ce n'è. No, nulla di nulla. Neanche qui dentro. Non mi sembra di vedere ingredienti da nessuna parte. Qui non ce n'è. Ma se non è stato lo slime, cosa può averla trasformata in dentista? Ci sono! Potrebbe essere la sua bocca pazza! Quella lì che si porta dietro, avete presente? Quella specie di aggeggio che serve per far vedere come funziona la bocca, nelle sue mani è davvero pericoloso, perché lei lo usa veramente come un'arma. Mi voleva mangiare, vi rendete conto? Mi voleva mangiare con quella cosa là. Calma e sangue freddo. Se anche riuscissi a prendere quella bocca, come potrei disattivare quel potere? Forse facendogli mangiare del cioccolato. Se quella bocca mangia il cioccolato, in teoria si dovrebbe rovinare i denti. E quindi lei, dentista, dovrebbe tornare alla normalità. Almeno spero, non lo so. Ma non ci rimane che provarlo per scoprirlo. Quindi andiamo a prendere la bocca. Ma prima ho visto qualcosa che potrebbe fare al caso nostro. Guardate qui cosa ha dimenticato. Ta-da! Il suo mega spazzolino. Quello per lavare i denti gigante. Wow, è veramente pesante. Ma vi immaginate lavarsi i denti con questo cosone così? Che schifo. Sì, ci possono lavare i denti giganti con questo. Proviamo ad andare di là e vediamo se riusciamo a farci dare la bocca. Ok, l'ho vista. E di là chi sta parlando con la bocca? Tu non devi preoccuparti, le carie non possono attaccarti. Ti ho disinfettato per bene. E lo so, dobbiamo trovare lui, perché lui contiene un sacco di germi e batteri che possono andare nei tuoi denti, è vero? Ma io non lo trovo! Poco fa avevo un pezzo di cioccolato e me l'ha buttato contro! Sì! Proprio il cioccolato! Ciao! Hai perso qualcosa? Cosa vuoi? Vai via! Ti interessa riavere indietro questo spazzolone? Certo che mi interessa, è mio! Ridaccelo! È il nostro spazzolino! E vai via con tutti i tuoi batteri! Ti propongo di fare uno scambio. Io ti do questo bellissimo, incredibile spazzolone e tu mi dai la bocca. Non avrai mai la mia bocca! È mia! Anzi, piuttosto, tu devi andare via di casa, vattene! O ti faccio mangiare! No! Dammi questa bocca! No, dammi! È mia! Dammi la bocca! Mi serve! Serve di più a me! Dai, via! L'ho presa, ragazzi, l'ho presa! Ho preso la bocca! Oh, mamma mia! E adesso che devo fare? Ok, gli devo fare mangiare il cioccolato! Dove l'ho messo? In cucina! Ecco qui il cioccolato ed ecco qui la mega bocca. Adios denti bianchissimi, state per sporcarvi di cioccolato. Bene, bene così, mangia, mangia tutto per bene. Mettiamo un bel pezzetto di cioccolato qui e... Ok, adesso secondo i miei calcoli, grazie alla dentiera sporca di cioccolato, Sofì dovrebbe essere tornata alla normalità. Almeno spero. Sì, sì, niente, sono a casa. Adesso vado in palestra, mi sono messa la tuta infatti. Sofì? Perché mi guardi così? Scusa un attimo, guarda. Ci sentiamo dopo, grazie, ciao ciao. Lui, perché mi guardi così in questo modo? Ti senti bene? Sì. Non hai una strana voglia di lavarti i denti o di lavarmi i denti? No, non ci penso proprio a lavare i tuoi denti. E quindi non mi vuoi neanche eliminare perché sono un batterio? Non sei un batterio! Sei un tenero ragazzo! Ok, allora Team Trote è ufficiale. La nostra Sofì è tornata alla normalità! Oh no, cosa mi era successo stavolta? Niente, lascia perdere, una lunga storia. Ciao a tutti, io sono lui e benvenuti nella mia vita! A inizio della nuova giornata, vero? Divertentissima! E sapete perché? La nostra cara Sofì oggi dovrà andare dal dentista! Ma non ci vuoi andare oggi, un altro giorno? Dai, ci devi andare per forza! No! Sì che ci devi andare! Lo sai che io mi spavento sempre del dentista! Non me ne porta un fico secco!
Non ti devi preoccupare, non succede nulla di cui aver paura. Sapete cosa deve fare la nostra carciofina? Fammi spazio. Ok. Lo racconto io. Oggi, ragazzi, dovrò mettere niente di meno che l'apparecchio ai denti. Aiuto, l'apparecchetto, vi rendete conto? Per avere i denti tutti dritti e poter parlare così. Non so se vi ricordate, ma io tempo fa avevo l'apparecchio, quello tutto grigio, ero sorriso di argento, ero tutta con l'acciaio in bocca, un apparecchio vero e proprio da extraterrestre. Dopo qualche anno l'ho tolto e avrei voluto tantissimo avere dei denti dritti e perfetti, ma non è stato così. Anzi, secondo me la mia situazione è peggiorata. Adesso li ho più sordi di prima. Così ho deciso, a distanza di qualche tempo, di mettere un apparecchio che posso mettere e togliere all'occorrenza. Quindi tornerà ufficialmente Sofia Apparecchi. Uffa. Oggi quindi andremo insieme dal dentista, che mi farà la visita e mi metterà questa mascherina trasparente che farà diventare i miei denti dritti e splendenti. Guarda me che bei dentoni che c'ho. Certo, certo, per non dimenticare quando ti erano spuntati i canini da vampiro. E poi comunque secondo me anche tu dovresti mettere l'apparecchio. No, non è vero. Lui ha tutti i denti storti, quelli giù. Vabbè, dai, alla fine sei carino così, ci piace ugualmente. Ma adesso è giunto il momento di andare dal dentista. No, non esiste. Non c'è Sofì. Ti vedo perfettamente, sei lì. Padrone non c'è in casa. Ma che padrone non c'è in casa? Togli questo, forse ho un'idea. Che idea? So io il modo per andare dal dentista senza dover uscire di casa. Che modo? Col teletrasporto. Mettiti comoda, fa come se questa fosse la sedia del dentista. Così, perfetto. Conta fino a tre e fai un saltello. Ok. Uno. Due. Tre. Oh cavolo, ci siamo. Mi sa che sono proprio dal dentista, a giudicare da questi attrezzi molto spaventosi. Aiuto. Eccomi arrivato, sono dottore dentista e adesso andiamo a controllare la bocca di carciofina. No, voglio un vero dentista, non te. Shosho, tu sei uno spettatore. Tu starei qui, se vuoi puoi riprendermi. Mi raccomando, non mi fare figure quando arriverà il dottore. Devi starti fermo. E questo cosa serve? No, non interessa, aiuto. Dottore, chiamate un dottore. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ecco, meno male, perché stava per fare qualcosa lui e io volevo... No, stavo per fare niente. Sei pronta, Sofì? Sì, prontissima. Iniziamo. Ok. Ecco qui, il bavaglio è messo. Aiuto! Bene, sono pure sdraiata. Perfetto, mi prendo il sole. No. Inizio sciacquando i denti con questo colluttorio. In questo micro lavandino, è bellissimo. Adesso Sofì sta per fare una scansione della bocca. Vi rendete conto? Con una telecamerina va a vedere tutta la sua bocca. Guardate. Guardate che sta succedendo. Quella è la sua bocca. Wow. Tutto ok? Senti qualcosa? Guardate qui, è incredibile. Questa è la bocca di Sofì. Fai un bel sorriso. Come vedete i miei denti sono un po' stortini. Una volta fatta la scansione, dopo un paio di settimane, dopo la prescrizione del medico, arrivano le mascherine che verranno messe all'interno della vostra bocca e della mia al momento. Quelle di Sofì sono già pronte. Guardate qui, sono quasi invisibili. Sono carinissime e sono fatte apposta per la mia bocca. Sono uniche al mondo. Che sta succedendo, Sofì? È una nuova challenge. Prova a dirlo super califragili. Super califragili. Ti entrate. Divertentissimo. Adesso saranno messe a Sofì dei gancettini che serviranno per tenere in posizione l'apparecchietto. Ok ragazzi, ci siamo. Wow. Abbiamo messo dei gancetti invisibili, non so se li vedete perché appunto sono invisibili, guardate qui. Na. Eh sì, si vedono. No, non si vedono, sono invisibili. Lo dici per farmi un dispetto, vero? Sì, sto scherzando, non si vede proprio nulla. E qui c'è la mascherina trasparente da andare a mettere, la metterò per la prima volta. Dai. Ci siamo. Ok. Wow, è scomparsa. Fatto, è semplicissimo. Non si vede nulla. Infatti non sembra neanche di avere un apparecchio. Incredibile. Prova a dire sassofono. Sassofono. Sembro Pongo. Bene, per il momento lo togliamo.
riesci a toglierlo? Sono bravissima. Lo mettiamo dentro la sua culetta. Grazie. Voilà. Fantastico. Il nuovo tesoro di Sofì. Uno specchietto. Ok. Togliamo questo qui e ci teletrasportiamo a casa in 3, 2, 1. Ciao. Bene, eccoci tornati a casa. Casa. Non so più dire lei. Dovrò prenderci l'abitudine. Ciao da gatti, tutti i denti. Ciao a tutti. Lui. E lei, Sofì, stiamo andando dal dentista. Vuoi vedere i tuoi canini? Sofì sostiene che sto diventando un vampiro perché ho i canini a punta. E ho una paura terribile. Dal dentista, dal dentista, lui. Non ci voglio andare, non ci voglio andare. Sei felice? No, per niente. Oh, ma il nostro lui è un fifone, ha paura del dentista. L'ultima volta sono andato dal dentista avevo 6 anni, ero piccolissimo. Male, mio caro lui. Prendi esempio da me. Ding! Io vado dal dentista regolarmente. È fondamentale. Forse volevi dire fondentale. Eccoci, siamo arrivati, lui. Ok. Salve. Salve, allora le spiego il problema. Io penso che lui stia diventando un vampiro. Cioè, lo so che è strano, è una storia un po' particolare, però io mi sono accorta che ha dei denti un po' strani. Cioè, non so se vede, ma questi denti stanno diventando troppo appuntiti. Io glielo ho detto che è pazza. No, accomodatevi. Insomma, che ci facciamo qua? Ma dal dentista? Adesso vedrai, la situazione è più drammatica di quanto pensi. Ma cosa dici? Sì, sì, eccoci. Ok. Ragazzi, accomodatevi, io sto tornando. Ok. Insomma, bene, voi andate. Lui, sdraiati per favore. Devi accomodarti, ha detto il medico. Ok. E se premessi tipo questi tasti? No, Sofì, non prendere, non toccare, non toccare. Buongiorno, scusate. Non lo so fare. Penso che sia questo tasto, non lo so. Ok. Ho l'ansia. E cosa sono tutti questi aggeggi bellissimi? Tipo, tipo questo. Ma è bellissimo. Una pistola. Basta, posa, ci rimproveranno sicuramente. Basta. Come stai? Bene. Alessia, diamo un'occhiata e vediamo di che si tratta. Vediamo un po'. Non essere preoccupato. No. È preoccupatissimo. I canini hanno una forma assolutamente fisiologica. Questa forma a punta è normale. Quindi lei mi sta dicendo che possiamo stare tranquilli, che lui non sta diventando un vampiro. Assolutamente. Quindi io potrei andare? Facciamo un controllo allora? Io direi di sì, ma assolutamente, secondo me ne ha proprio bisogno. Anche perché ha detto che non va dal dentista. Sì, lo dico lui, anche se ti vergogni. Lo devo dire? Non va dal dentista da quando aveva 6 anni. Non è vero, ma sta scherzando. Ma è pazza. Le visite periodiche vanno fatte, è importante. Ecco lui, io te lo dicevo, sei un disastro. Posso darti un'occhiata? Ok. No, è tutto a posto. Tutto ok, bisogna soltanto fare una leggerissima pulizia delle gengive. Ok. Lui, hai capito? Dovrei fare la pulizia. Zitta, Sofì. Facciamo la pulizia. Pazzesco. Non aver paura. Non è niente di invasivo. C'è un pochino. È mia morte. Ok. Non ho sentito niente. Mi fa piacere, sono contenta. Ti rivolgerò a fare i controlli periodici più frequentemente. Ecco, bravo lui, complimenti, hai superato la prova. Adesso ho l'alito che profuma di primavera. Wow, capita raramente. Dobbiamo festeggiare. Lui, adesso dobbiamo andare, basta. Non tocchiamo più niente, lui, basta. È tempo della tua pulizia, cara carciofina. No, lui veramente sta arrivando il dentista. Se entra il dentista e ti vede con questo spazzolino che mi metti nei capelli, guarda che veramente ci caccia via e chiama la polizia. Addirittura la polizia. E questo? Sono il conte Dracula. Lui, basta, smettila, non mi fare più questi scherzi, mi sono spaventata abbastanza. Siamo tornati a casa e mi sono tagliato il dito. Non avevamo un Salvelox e allora l'abbiamo fatto così in maniera artigianale con scotch e fazzolettini. Salutiamo tutto il team Trote e mandiamo un bacione gigantesco alla Trote Elite di oggi, Clelia Vanità. Speriamo che oggi sia riuscito a sopravvivere con Luigi Avventura. Ciao.